sta girando. Cazzo. Ora te lo sistemo. State indietro, prenderà fuoco, indietro! E come lo sai? Perché deve prendere fuoco! Non può non prendere fuoco! Visto? Questa cosa è da paura! Il cicerampo dagli occhi di fuoco! Chi siete voi? Io sono Josh! E io sono Orazio, come va? Io sono Marcus! E tu chi sei? Sono Ray! Dovevo mettere più carburante nel... Mi va di farvi un giro con la fantasia? Questi sono grammi che vi aprono la mente. Addio, addio. Gente, io vado offline. Ci si vede dall'altra parte. Oh, Orazio, stai bene? La parola bene non ha più senso per me. Ok, stai bene. Ve l'ho detto che su queste piccoline c'è qualche goccia d'acido. Josh... Tutto ok, usano gli allucinogeni nei test clinici per la... Asper... A Josh sta salendo. Ok, ti cerchiamo qualcosa da fissare. Ok, ok. Tu non sei Ray. Sei Ray Raymond Kenny, Ray. Ho ancora tutte le tue riviste sull'hacking, sai? Mi ricordo che leggevo World Driver e poi saltavo sulla mountain bike con l'antenna nello zaino. Merda, ho persino usato il tuo vecchio rootkit. Fuckstick? Sì, sì, cazzo. Io pensavo di avere a che fare con un gruppo di sbandati. Correggimi se sbaglio, ma... la tua crew non mi sembra avere le idee molto chiare. Sei tu il capo? Ho trovato Wald. No, non funziona così. Il DedSec ha una regola. Niente eserciti personali, niente capi. Sì? Beh, per tua informazione, ti ho visto che li guidavi. No, è proprio contro questo che combattiamo. Il sistema da dove veniamo è completamente fottuto. E sono sicuro che ogni ragazzino su questa spiaggia dirà esattamente la stessa cosa. Solo parole, sono solo parole. Va bene.
Qualche anno fa il sistema di merda mi ha bollato come rischio criminale. Mi hanno collegato a una cosa che non avevo fatto solo perché avrei potuto. E ora col CTOS è così ovunque. Cioè, riesco a vederlo a livello... a livello subliminale. Oh, ti sei moltiplicato. Sì, in effetti ogni tanto ci capita. Quello che chiami subliminale è il bel weather, Marcus. Hai occhio, ragazzino. Ma il subliminale è passivo. Invece il bel weather è programmato per il controllo. È come un 1-2 di Orwell e Harris. Profilazione, manipolazione dei media, collusioni aziendali, consumismo, tutto deciso da algoritmi predittivi. E ora si sta stabilendo nel cuore della Silicon Valley. E qualcuno alla Bloom sta usando il CTOS per fornirgli i dati. Stai reclutando? Sto morendo. Sto morendo dalla voglia di dare alla Bloom un calcio nei coglioni. Posso aiutarvi a farcela se volete? Sì. E tu aiutami a uccidere il vero Cicciarampa. Vieni con me, Marcus. Che cazzo? Merda. Ehi, Marcus, svegliati, cazzo, andiamo. Cosa? Ehi. Ho passato la notte in una tenda, accanto a una donna molto nuda e molto tatuata. Buon per te, buon per no, te. No, non hai capito un cazzo. È la moglie di uno dei Sons of Ragnarok. Dobbiamo andare, porca puttana, vamos, ora. Forza, arrivano i Sons, coraggio. Oddio. Wow! Già. Dicevi che avete fatto un casino. Quanto è grave? Siamo tutti in pericolo perché il mio nome è sotto i riflettori. E la gente inizierà a fare 2+2. Dove cazzo sono tutti quanti? Tutto qui. Dici poco. Guarda che parliamo della Bloom. Ehi, stai parlando col nemico pubblico numero uno della Bloom. Sì. Sono anni che fuggo da quei bastardi. Se vuoi, ti cancello dal sistema. Dammi un paio d'ore. È così facile? Forse dovrò sacrificare un capro come parte del mio arcano rituale. Ma sì, è così facile. Eccoti qua. È da stamattina che ti cerco. Pare che Swelter Skelter non abbia un deposito per gli oggetti smarriti. Nel deserto, se trovi una cosa, te la puoi anche tenere. E questo che cazzo ci fa qui? Sì, Marcus, perché hai invitato un estraneo a casa nostra? Ok, sentite, non era previsto, va bene? Scappavamo dai motociclisti e poi... Grazie. Sapete che vi dico? Chi se ne frega, è a posto. Ah, è a posto. Meno male, perché di solito queste cose le decidiamo in gruppo. Lo so, è colpa mia. Però Ray lo conoscete già, no? Ecco, ora vorrei presentarvi Raymond Kenny. Quel Raymond Kenny? Ti immaginavo più... pulito. Sì, me lo dicono spesso. Posso abbracciarti? Sì, ma solo per 2 secondi. Anche questo succede spesso. Possiamo tenerlo, tipo... come un hacker di casa. Sì, e può tornarci utile. Allora può... allora rimane, vero? Me lo fate tenere. Ok, va bene. Ma se prova a fregare uno di noi... gli strizzo le palle finché non scoppiano. Messaggio ricevuto. Bel cappello. Bella maschera. Ok, a posto.
Ti va una birra? Sì, mi va una birra. O due. Grazie. Oh, dagli anche un po' di hardware, così ci insegna a fare le magie. Marcus, devi aiutarmi. Certo, che succede? Dopo lo Swelter Skelter mi è venuta un'eruzione cutanea. Ho controllato su Noodle e il dottor Noodle mi ha detto che è un cancro ovarico o roba simile. Ma mi piacerebbe avere un secondo parere. Forse qualcun altro del gruppo potrebbe darti una mano. Ma dai, Josh lo direbbe subito a tutti. E non credo che Sitara vorrebbe dare un'occhiata lì sotto. No, non ci pensare proprio. Bell'amico che sei. Ehi, bello! Pronto a cambiare il mondo? Ho qualcosa per te. I database della AUM sono pieni di ogni tipo di informazioni utili. Ho già trovato un elenco di persone pronte a unirsi al DedSec alla prima occasione. Non esiste. Passiamo dalla parte del torto. Se siamo per il diritto alla privacy, non possiamo farci beccare a usare le informazioni per i nostri scopi. Ma noi usiamo dati rubati. Anche il profiler. Lo so, ma si tratta di mali necessari, che però non sono sotto il microscopio del pubblico. Che poi sia morale o meno è un altro discorso. I dati esistono già. Non usarli sarebbe immorale. Cancella il database, Josh. Ehi, ciao Tibun. Io sono pronto, non vedo l'ora. No, sul serio. Modalità activist attiva. Allora, come inculiamo la Bloom? No, che c'è? Torna a giocare, ragazzo. Avete molto da lavorare prima di arrivare alla Bloom. Anche col mio aiuto. Ray, fai un briefing senza di me. Dobbiamo esserci tutti. Ah, no, non volevo disturbarti. Ma quale disturbo? Nessun disturbo. Forza, Marcus. Briefing. Ok. Allora direi. Diamo un'occhiata ai grossi aggregatori di dati. Gli amici di Noodle. Ogni volta che cerchi qualcosa, dai frigoriferi scontati all'anal violento, scoprono qualcosa in più sul tuo conto. È profilazione di base. Giusto. Però forse non sai che la Bloom ha già messo le zampe su tutti quei dati. Oh, cazzo. Questa è grossa, Sitara. I dati di Noodle servono alla Bloom per rafforzare Bellwether, per affondare di più gli artigli. Se mettiamo le mani su queste munizioni, possiamo abbattere anche i bersagli più grossi. E io posso farcela. Per hackerare Noodle devi trovarti nella server farm e non puoi entrarci senza autorizzazione. Se non lavori lì, non puoi nemmeno attraversare il cancello principale. Secondo te Rob Zombie qui da chi ha avuto le info? Dimmi che hai l'autorizzazione. No, sto tenendo un profilo basso. Uno dei miei capi mi sta col fiato sul collo. Ma tu, Marcus, puoi passare per un impiegato. Può fare di più che passare per impiegato, Sitara. Ripeti quello che mi hai detto, Orazio. I bus di Noodle. Ho inserito un exploit per le credenziali. Posso farti arrivare ai bus. Devi solo entrare guidando. Crederanno che tu sia uno dei nostri autisti. Merda. Allora facciamolo. Va bene, dai. Facciamolo. Ehi! Josh, cos'hai pensato del tuo primo Swelter Skelter? I funghi hanno aperto strade molto promettenti per me, perciò ho ordinato alcuni kit per coltivarli. Non è stato facile decidere tra il Masatapec e il Fulmine Bianco, ma troverò l'effetto più forte tramite processo di eliminazione.
Queste sono solo due tra le opzioni, quindi mi aspetta un anno molto impegnativo. Se ti serve una mano per provarli, io ci sono. Grazie, Marcus. Sempre felice di aiutare. Orazio dice che da Noodle sono maestri nella categorizzazione. Non saprà mai a cosa lavorano gli altri reparti. Ah, vuoi essere il primo a sapere le cose, eh? Sto seguendo i loro brevetti e l'unico interessante riguarda le auto volanti senza pilota. Oh, finalmente! Come va? Che succede quando finiamo qui? Che cosa farà il grande Ray Kenny? Beh, credo che io e Fruer ce ne andremo a... Oh, cazzo! Cosa? Oh, ho lasciato Fruer nel deserto! Che cos'è un Fruer? Molti scienziati hanno lavorato duro per scoprirlo, ma senza risultati. Comunque, non preoccuparti per me, ragazzo. Se ti servisse una mano, ci sono sempre. Hai un bat-segnale per caso? No, ma lo aggiungo alle cose da fare. Mi sembra di inseguire la Bloom per tutto il paese. Nel frattempo, loro pensano di darmi la caccia. Potrebbe essere saggio. Non si aspettano che tu venga qui. La cosa saggia è continuare a muoversi. Ma non sono famoso per fare sempre quello che è saggio. Orazio dice che Noodle ha insalate, frutta e frullati gratis. Tutta roba sana. Gli zuccheri si pagano. E poi? Assumeranno solo vegani vestiti di blu? Hanno anche uno chef che prepara il pranzo. Cosa? Ma dai, che roba da snob, incredibile. Orazio non me l'ha mica detto. Magari può portarti qualche avanzo. Ne prendo due? Il CEO della Home ha testato il nuovo programma sulla sua famiglia. Non ci credo. Sua moglie ha chiesto il divorzio stamattina per sorveglianza illegale di minore. Wow, quindi andrà in prigione? Per ora sono tutte congetture, ma è possibile. Diciamo che spiare in segreto le persone tende a farle innervosire un po'. Ah, chi l'avrebbe mai detto? Se fossimo rimasti lì, arrabbiati, depressi, persi, il gruppo non ci sarebbe più. Sei quello nuovo e sei riuscito a far restare uniti tutti quanti. Ehi, siamo una squadra. Grazie a te. Ok, ho capito, basta. Non ti piacciono i complimenti, eh? Che uomo meraviglioso. Un vero eroe, sì. Basta! Ray mi ha detto tutto quello che sa sull'algoritmo Bellwether. Devo ammettere che mi inquieta più di quanto pensassi. Il riconoscimento facciale, la mappatura emozionale e il flusso dati di Noodle. Non si tratta soltanto di previsioni. Qui parliamo di... Lo so, spaventa anche me. Ed esiste già da un bel po' ormai. Quanto è radicato? Già, e quanto si è diffuso?
sta bene. No. No te creo. ¿De veras? Sí. Está bien. Sì, certo. Sì, aspetta. No, scusa. Claro. Claro, sí. Sí, claro. Sí, espera. No, lo siento. Sí, a eso me refiero. Insisti, ti arresto. Vai via. Stronzo! Cazzo guardi, figlio di Troia! Io ho detto che ti ammazzo, coglione! Brutta figlia di puttana!
Mi sto vergognando per te.